Il titolo di questo intervento è Aprire i dati sui finanziamenti, realizzazione e risultati degli interventi pubblici, rischi e opportunità. Per prima cosa quello che vorrei fare è dirvi due parole su Open Coesione, che è l'iniziativa di Open Government delle politiche di coesione in Italia. A chi si rivolge Open Coesione? Si rivolge ai cittadini, singoli ma anche organizzati tramite associazioni, amministratori che appunto sono interessati, sono anche loro spesso realizzatori di queste politiche e quindi cercano i dati sul nostro portale, tecnici imprenditori dell'innovazione e anche a ricercatori e giornalisti che sono interessati ad analisi dei dati e a valutare che cosa si sta effettivamente facendo con queste politiche di coesione. Appunto, i dati vengono pubblicati in formato aperto e la finalità è quella di valutare l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse, allo scopo finale di far migliorare la qualità della vita dei territori. Le politiche intervengono per rispondere a esigenze specifiche dei diversi luoghi e in modo molto eterogeneo. Infatti si va dai grandi interventi infrastrutturali agli incentivi alle imprese e a piccoli interventi e finanziamenti al capitale umano. E quindi vediamo e abbiamo chiaro come ci siano diverse possibilità per l'intervento pubblico, che quindi deve essere portato alla luce e appunto questo è quello che ci poniamo di fare con il portale Open Coesione. Quello che vedete qui è il diagramma che abbiamo riprodotto appunto secondo quanto elaborato dalla letteratura, appunto questo in particolare è il diagramma della presentazione dell'Open Government di Le Colle e Lage, e appunto noi l'abbiamo personalizzato cercandolo di adattare al paradigma di Open Coesione, rappresentando i tre pilastri della trasparenza, della partecipazione e della collaborazione. E appunto per quanto riguarda proprio la partecipazione, collaborazione e trasparenza, anche questo webinar fa parte del percorso di diffusione e condivisione che vogliamo realizzare per portare avanti questa strategia. Appunto dobbiamo avere chiaro che i dati che noi presentiamo sono quelli sui progetti in attuazione delle politiche di coesione e a distanza di quasi 3 anni dall'avvio di questa iniziativa abbiamo voluto proporre e sostenere la produzione di alcuni approfondimenti su aspetti rilevanti nel confronto internazionale sui temi dell'open government. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di raccogliere i principali temi del dibattito per riflettere e delineare i possibili sviluppi proprio per il nostro portale. E appunto il Politecnico di Milano ci sta sostenendo in questo e abbiamo già realizzato 2 webinar che però ovviamente non sono l'unica produzione di questo lavoro di approfondimento. Infatti saranno poi messi online dei working paper appunto relativamente ai 3 macro temi affrontati. Per vedere il percorso che abbiamo fatto fino adesso passo in rassegna brevemente l'oggetto dei primi 2 webinar, appunto il primo si è tenuto il 16 luglio sulla trasparenza dei finanziamenti pubblici nell'era dell'ICT, una sfida aperta, e appunto abbiamo avuto ospiti anche, hanno partecipato anche ospiti di livello internazionale come David Held, Sharon Dose, e abbiamo visto l'intervento di Lucio Piccellina, De Simone e Ernesto Belisario. Il secondo webinar, appunto, che si è avuto un mese fa, il 16 settembre, abbiamo invece voluto focalizzarci su proprio le iniziative nazionali e internazionali di Open Government per le politiche settoriali e territoriali di sviluppo, cercando di trarre alcuni insegnamenti dall'esperienza di altre iniziative simili, anche se non analoghe, a Open Coesione. Qui abbiamo avuto la partecipazione di Tim Davis, di Paolo De Rienzio, di Antonella Napolitano. L'incontro di oggi appunto si propone di confrontarci su un tema assai dibattuto, soprattutto per quanto riguarda le politiche multisettoriali e che vedono un gran numero di attori messi in atto. Il titolo è Aprire i dati su finanziamenti, realizzazioni e risultati degli interventi pubblici e appunto si pone di cercare di approfondire l'interrelazione che esiste tra valutazioni, indicatori e trasparenza. E questo è un dibattito, come vedremo, molto aperto a livello internazionale, a cui la Commissione europea sta dando una forte spinta. Avremo appunto l'intervento anche di Tony Lockett della Commissione. E il Politecnico ci proporrà un focus su alcune esperienze con particolare attenzione a quelle europee. Per delineare e vedere più nel dettaglio il programma, lascio la parola a Laura Vergani del Politecnico di Milano, che passerà in rassegna l'agenda di oggi e vedremo appunto quali saranno gli interventi
l'intervento del pomeriggio. Quindi grazie a tutti per la partecipazione e ci sentiremo più tardi per trarre le nostre conclusioni come Open Coesione. Grazie. Buongiorno a tutti, di nuovo, grazie. Vorrei leggervi l'agenda del webinar di oggi che inizierà con un primo intervento di Erika Melloni su come valutare e presentare i risultati degli interventi pubblici nel quadro della programmazione europea, parlando di principi guida, esperienza confronto, criticità e possibili evoluzioni. Al termine dell'intervento di Erika avremo una presentazione sui risultati delle 276 regioni, 28 stati e una sola Europa. Anthony Lockett, così come ricordato da Chiara Ricci di Open Coesione, ci parlerà di cosa sta facendo in questo senso la Commissione europea. Sarà poi il turno nuovamente di Erika che ci racconterà le esperienze di tre stati membri, in particolare Grecia, Finlandia e Galles. Al termine di questo focus su che cosa sta succedendo in Europa in termini di pubblicazione di indicatori di output e outcome relativi ai finanziamenti pubblici, sarà il momento di vedere e di dare uno sguardo oltreoceano. Che cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Ci sono esperienze differenti? È possibile comparare queste esperienze? Sarà quindi il turno di Philip Matera, della Research Director of Good Job First e Director della Corporate Research Project, che ci racconterà le esperienze di Recovery.gov e di Good Job First. A questo punto Erika approfondirà altri due casi, il caso di Medicare.gov e il caso di Hospital Compare. Vi ringrazio e do la parola a Erika Melloni. Buongiorno a tutti, sono Erika Melloni. L'obiettivo di questo intervento è quello di presentare alcuni elementi di riflessione su due argomenti che sono logicamente intrecciati. Il primo è quello della valutazione dei risultati degli interventi pubblici che quindi ricevono finanziamento pubblico e l'altro è quello della possibilità di rappresentare e comunicare questi risultati ad un pubblico di non solo addetti ai lavori. Allora, vedremo nel corso di questa presentazione come in primo luogo è evidente nello sviluppo del dibattito una sempre più chiara esigenza ed anche uno sforzo di rendere disponibili dati significativi ed affidabili per valutare gli interventi che si basano su finanziamenti pubblici. Vedremo come su questo fronte si sta lavorando da diversi anni, in particolare nell'ambito della programmazione europea, senza però con questo che siano del tutto risolti alcuni problemi metodologici e anche di processo di raccolta delle informazioni, di acquisizione di indicatori attendibili e comparabili, su cui basare dei giudizi di valutazione corretti. In secondo luogo, vedremo anche quali azioni sono attualmente in corso per promuovere trasparenza ed accountability degli interventi pubblici, in particolare in ambito europeo, come è stato anticipato, perché negli ultimi anni, in anni molto recenti, sono stati aperti una serie di portali nazionali e un portale europeo, di cui appunto avremo Tony Lockett che ci racconterà questa esperienza specifica, e l'obiettivo è quello anche di presentare a che punto siamo di queste esperienze abbastanza innovative e quali sono le direttrici future. In terzo luogo presenteremo brevemente due esempi, due pratiche che esulano dal panorama europeo, quindi due pratiche statunitensi. Si tratta di due esperienze che vi vogliamo proporre perché ci sembrano utili per contribuire al dibattito sulle evoluzioni possibili degli interventi che legano valutazione dei risultati e accountability, cioè l'argomento di quest'oggi. Dunque, per partire, per entrare nel merito della discussione, vale la pena fare un brevissimo accenno al ruolo della valutazione, che nelle sue fasi principali, no? Tipicamente si parla di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, ha un compito specifico che è quello di capire se ed in che misura un intervento pubblico ha contribuito ad affrontare un problema, una domanda o un'opportunità di intervento pubblico in questo caso. Quindi,
Se partiamo da questa definizione, da questo ruolo di valutazione, abbiamo due implicazioni fondamentali, no? La prima implicazione è che per fare una valutazione che abbia un senso, che sia rilevante, che sia significativa, non ci si può basare soltanto su quello che è stato dichiarato a livello generale all'interno di un programma o un obiettivo formale. Bisogna anche guardare quello che si è ottenuto, ai risultati, al modo con cui questi risultati sono stati ottenuti, cioè i processi di lavoro. E questo è il primo motivo per cui è importante parlare di risultati e di come si definiscono questi risultati. Il secondo aspetto, la seconda implicazione è che è importante, ovviamente, a questo scopo adottare appropriate metriche di giudizio. Le metriche generalmente sono degli indicatori. E dei dati adeguati ad alimentarli. Perché questo? Perché insomma, possiamo recuperare un vecchio adagio di ambiente manageriale che dice che non si può migliorare quello che non si può misurare. Detto tutto questo, sono appunto, queste considerazioni sono, penso, di buon senso generale, però possiamo anche riconoscere che la valutazione come pratica, come disciplina, ha stentato a lungo ad affermarsi in Italia. Da questo punto di vista, rispetto a noi, sono andati molto più avanti e sono partiti molto prima, andati molto più avanti, le esperienze anglosassoni, e comunque c'è un dibattito internazionale, presente da decenni e importante. Stiamo andando avanti anche in Italia negli ultimi anni. Certamente un impulso importante è stato dato dalla Commissione europea, che ha diffuso, collegandole all'utilizzo dei fondi strutturali, una serie di regole obbligatorie, di strumenti metodologici, di metodi, di linee guida per la diffusione della valutazione e l'analisi dei risultati, no? Ottenuti con l'impiego di tali fondi. Per fare un esempio di un documento metodologico che viene periodicamente aggiornato ad ogni ciclo di programmazione, c'è EVALSED, il sistema appunto che è una guida molto corposa che spiega sia l'approccio generale di valutazione con riferimento alle politiche di sviluppo territoriale, poi anche tutta una serie di strumenti. In questo ambito, in ambito europeo, gli obiettivi fondamentali della valutazione sono sostanzialmente due. Il primo obiettivo è quello del miglioramento, no? Di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea in termini di capacità di contribuire allo sviluppo, a ridurre le diseguaglianze regionali, a fare meglio gli interventi previsti. Il secondo obiettivo, altrettanto importante, è quello dell'accountability, no? Della trasparenza per rendere conto, innanzitutto delle opportunità di utilizzo dei fondi europei, quindi aumentare la partecipazione, la conoscenza, la consapevolezza delle opportunità esistenti, ma poi anche, dei risultati conseguiti, quindi in un'ottica di trasparenza, di contrasto agli sprechi, quindi difendere, rendere conto e difendere l'operato comunitario in un quadro di trasparenza. Beh, questo percorso di introduzione della valutazione che è stato promosso a livello europeo ha una serie di tappe, che risalgono a più di 40 anni fa, ma è un percorso che non è completato, non è ancora del tutto consolidato. E qui veniamo un po' al nocciolo della questione, di alcune considerazioni che dovremmo fare nel corso di questo intervento. Cioè, ci sono tutta una serie di acquisizioni, sia in termini di valutazione, di come fare valutazione, del modo con cui analizzare i risultati, ma questi elementi non sono ancora totalmente sviluppati e condivisi. Ci sono ancora alcune difficoltà che rendono fare valutazione e rendere conoscibili e trasparenti i risultati degli interventi pubblici insomma, presentano ancora alcune difficoltà. In questa slide corrente ci sono alcune tappe per far vedere veramente in brevissimi termini alcuni momenti di questo sviluppo. Se pensiamo che nel 76 la prima valutazione che è stata realizzata sul programma FESR, che era stato, FESR sta per Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, uno dei fondi finanziari con cui opera la Commissione Europea, era stato
era stato introdotto l'anno prima nel 75, beh, una breve valutazione relativamente breve di un'ottantina di pagine che aveva un obiettivo conoscitivo, capire come erano stati destinati gli interventi finanziati da questo fondo per la prima volta. Quindi una prima, proprio una prima esperienza preliminare di valutazione che poi viene introdotta in modo molto più sistematico all'interno dei vari cicli e dei settenni di programmazione europea. Uno snodo importante è quello del 2000-2006, in cui veramente viene dato vengono assegnate delle responsabilità specifiche alle autorità di gestione, cioè soggetti titolari dei programmi operativi a livello regionale o nazionale, per effettuare delle valutazioni indipendenti. Un secondo snodo importante è quello del 2007-2013, perché mentre la valutazione diventa meno cogente, viene introdotto il principio di proporzionalità, cioè le valutazioni devono essere effettuate basandosi sui bisogni degli stati sui bisogni conoscitivi, bisogni di valutazione degli stati e delle regioni, quindi c'è un minimo di flessibilità in più rispetto al settennio precedente. Nello stesso tempo si introduce un concetto che è quello di utilizzare il metodo e gli strumenti di valutazione come strumenti manageriali collegati al ciclo di policy, quindi più chiaramente valutare per migliorare, per gestire bene, per essere più efficienti e per essere anche più trasparenti. Sempre in questo periodo, alla fine del 2006, alla fine del periodo 2000-2006 e quindi introducendoli per il 2007-13, vengono introdotti i core indicators, gli indicatori chiave. Che cosa sono? Sono delle misure basilari, semplici, di output e di outcome, che avevano l'intenzione di servire per consentire delle aggregazioni e comparazioni tra programmi diversi, regioni diverse, ovviamente a livello europeo. Questo è un tema centrale, un po' il nodo della questione, perché avere delle misure abbastanza semplici che la maggior parte degli attori coinvolti siano capaci appunto di raccogliere e quindi consentano delle comparazioni e delle analisi è uno snodo centrale, come vedremo tuttora non del tutto superato, però è ovviamente una questione importante. Questa attenzione continua nel 2014-20, cioè il periodo di programmazione in corso, in cui ancora si rinnova l'importanza agli indicatori di risultato. Non abbiamo più i core indicators, ma abbiamo una lista di common indicators, gli indicatori comuni. Anche qua l'obiettivo però è sempre lo stesso, quello di cercare di sommare i contributi dei 28 Stati membri, delle 277 regioni che lavorano nell'ambito della strategia europea per ottenere delle misure riferibili al complesso degli interventi cofinanziati. Questo percorso in corso, come abbiamo scritto nel titolo della slide, mostra che c'è una grande attenzione alla quantificazione dei risultati, ma ci sono ancora alcuni limiti significativi che adesso vedremo. Un'ulteriore novità veramente di questi anni recenti, degli ultimi 2-3 anni, è quella dell'introduzione di portali web unici, a seguito anche di una previsione dell'ultimo regolamento comunitario, in ogni Stato membro, e quindi vedere quali sono i contenuti, quali sono le finalità di questi portali. Allora, il punto è che abbiamo visto indicatori chiave, core indicators, common indicators, ma quali sono gli indicatori per una corretta valutazione? Dunque, se da una parte abbiamo la possibilità di individuare abbastanza facilmente quali sono gli ambiti principali, le categorie principali di indicatori, nello stesso tempo vedremo che ci sono ancora alcuni disallineamenti metodologici ed alcuni problemi pratici per la qualità dei dati. Dunque, ci sono le modalità per definire gli indicatori sono diverse, però diciamo che ci sono principalmente 3 categorie di indicatori. Possiamo descrivere 3 categorie di indicatori. La prima categoria sono gli indicatori di tipo gestionale, ad esempio il livello della spesa, la capacità di spesa di un programma operativo, di un'autorità di gestione. Oppure anche i valori cumulati degli output realizzati, quindi il grado di realizzazione di una serie di progetti, a che punto siamo con la realizzazione dei progetti previsti, quanto siamo in linea con le attività. Questi sono indicatori di tipo gestionale o di processo.
Poi abbiamo l'altra grande categoria molto importante, che è quella degli indicatori di output o di realizzazione in italiano. Il prodotto e realizzazione sono termini sostanzialmente equivalenti. Questo è il prodotto diretto dell'attività effettuata, per cui ad esempio i chilometri di strada realizzati grazie al contributo del FESR è un esempio chiaro di indicatore di prodotto. Vedremo che non è poi sempre così semplice, però questo credo che sia abbastanza semplice da individuare. La terza categoria più importante è quella degli indicatori di outcome o di risultato. Che cosa si intende con outcome? Si intende ciò, un outcome, un risultato, è quello che si intende modificare grazie al contributo dell'intervento pubblico in termini di benessere e progresso per le persone. All'inizio della presentazione avevo detto realizzare interventi per risolvere un problema, una domanda, un'opportunità di intervento pubblico. Allora, in questo caso un esempio di indicatore di risultato è il tempo necessario per viaggiare da una destinazione ad un'altra ad una velocità media. Se abbiamo fatto un intervento di mobilità, ad esempio la costruzione di una strada o di una ferrovia, e questo è un prodotto, il risultato sarà quanto è migliorata la capacità di mobilità delle persone che vi transitano, oppure per esempio la frequenza delle persone che vi transitano. Detto questo, in realtà le cose non sono così semplici e chiare. Per esempio, in queste e nelle successive due o tre slide abbiamo riportato alcuni esempi di indicatori comuni proposti nei regolamenti comunitari. Questi sono quegli indicatori tra i quali gli stati membri e le autorità di gestione possono scegliere per fare la valutazione dei programmi. Poi possono anche e devono anche introdurre alcuni indicatori specifici. Questi sono gli indicatori comuni per il 2014-20 della programmazione FESR e regolamento 1301 del 2013. Come vedete nell'intestazione c'è una freccia, no? Dice indicatori comuni di output per il sostegno del FESR. Ci sono i primi indicatori che vediamo, numero di imprese che ricevono un sostegno, numero di imprese che ricevono sovvenzioni, sì, possono essere definiti indicatori di output, però se scorriamo più in basso abbiamo una serie di indicatori che invece sono più appropriati nella categoria degli outcome, quello dei risultati, per esempio la crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno. Questo è chiaramente un indicatore di un effetto successivo all'output, cioè che è quello di avere erogato un sostegno a un certo numero di imprese. Un secondo elemento di attenzione che vi propongo è questo ultimo indicatore sul turismo sostenibile. Ovviamente questa è solo un'estrazione degli indicatori comuni, ce ne sono molti altri per vari settori. In questo caso correttamente si dice è importante capire nell'ambito del turismo sostenibile, il ragionamento di questo indicatore è, bisognerebbe sapere qual è il numero atteso di visite ai siti del patrimonio culturale e naturale e luoghi di attrazione che ricevono un sostegno. Molti programmi operativi fanno attività di questo tipo, del FESR per il sostegno al turismo culturale, al turismo di montagna, eccetera, eccetera, e qui correttamente si chiede ma quante sono le persone che poi vanno a visitare questi luoghi su cui si è lavorato. Ecco, questo innanzitutto ha un po' il problema metodologico dell'indicatore prima, cioè non è un indicatore di output ma è un indicatore di risultato, implica una trasformazione in qualche dinamica sociale perché ci aspettiamo delle persone che vengano a visitarlo. Ma c'è un altro problema che sottolineo e che non è di facilissima soluzione. Come si fa a misurare questo indicatore? Perché soprattutto nell'ambito del turismo, in particolare del turismo sostenibile, sono moltissimi i casi in cui viene ristrutturato un percorso un percorso di mountain bike o di montagna in alcune zone, per esempio il programma Interreg Italia-Svizzera ha finanziato moltissimi interventi di questo tipo di cooperazione trasfrontaliera per sviluppare percorsi turistici, però
è difficile sapere quante persone vanno a visitare questi posti in modo puntuale, non essendoci un biglietto, non si paga un biglietto per andare a visitare questi percorsi, per cui si possono avere soltanto delle stime di tipo qualitativo percettivo. È possibile fare delle altre cose, calcolare i prezzi edonici, ci sono un po' di modalità di calcolo, ma certamente se l'obiettivo è quello di comparare facilmente l'efficacia di due programmi operativi sulla base di questo indicatore, ci sono delle questioni metodologiche di fondo di un certo rilievo. Un altro esempio è quello degli indicatori comuni del Fondo Sociale, regolamento 1304 del 2013. Qua, a differenza del FESR, non c'è la sovrapposizione tra output e outcome, qua sono divisi, tra virgolette, correttamente, però tra gli indicatori comuni di output viene per esempio segnalato molto spesso il numero di progetti attuati, il numero, no? Questo è un indicatore tipico di tutti i programmi operativi, nel 2007-13 si trovavano moltissimi indicatori di questo tipo, ma sono indicatori di processo, come dicevamo prima, non di prodotto. È molto difficile valutare l'efficacia di un programma sulla base del numero di progetti attuati. È chiaro che è un bene se si sono realizzati tutti i progetti previsti, ma più di questo non è possibile dire sulla base di un indicatore di questo genere. Per cui la significatività è abbastanza limitata in termini di comparabilità. C'è un po' il rischio di comparare, se io comparo il numero di progetti attuati dalla regione Sicilia con quello della regione Puglia, c'è un po' il problema di comparare mele con pere, dipende da che cosa di che cosa stiamo parlando, di che entità, di quale entità finanziaria, per esempio, di quale complessità, di quale ambito. Qual è il lato positivo perché vengono introdotti questi indicatori? Perché sono molto facili da raccogliere, quindi sono indicatori su cui è semplice stimare dei target attesi e questo ovviamente da un certo punto di vista è un vantaggio, però non sono particolarmente significativi. Un ultimo esempio, sempre fondo sociale, qui ci sono indicatori di risultato, allora abbiamo fatto un cerchietto intorno ai partecipanti che trovano un lavoro anche autonomo al fine della loro partecipazione all'intervento promosso dal Fondo Sociale. Qua un tipico problema degli indicatori del Fondo Sociale sul grado di occupazione dei partecipanti ai programmi dell'FSE è qual è l'unità d'analisi, cioè un lavoro di quale durata, un lavoro a tempo determinato, un lavoro a tempo indeterminato, ovviamente un lavoro di quale qualità, in quale relazione con l'intervento formativo e anche molte altre questioni. C'è un grande dibattito e molti approfondimenti su questi temi, però quello che vorrei sottolineare è che, come dire, non basta avere un indicatore perché sia automatica l'interpretazione e quindi anche la comparazione. Generalmente gli indicatori non parlano da soli e vanno interpretati e soprattutto bisogna capire perché siano affidabili, perché sia possibile dare dei giudizi corretti sulla base adeguati sulla base di questi indicatori, bisogna sapere in che modo sono stati trattati i dati che sono di fondo. Detto tutto questo, credo che sia abbastanza evidente la difficoltà di aggregare dei dati e presentarli a livello di politica europea, uno sforzo decisamente complesso. La Commissione europea alla fine del precedente periodo di programmazione ha presentato alcuni risultati preliminari della politica di coesione realizzata nel 2007-13, si trovano nel sesto rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale di cui vedete il link qua. Abbiamo messo qualche indicatore principale, che cosa si è finanziato col FESR, 200.000 progetti relativi a piccole e medie imprese. Sostenuto 80.000 imprese in fase di avviamento, fornita la banda larga a 5 milioni di persone, 5 milioni e mezzo di persone inclusi nei servizi di trattamento delle acque reflue, cofinanziamento della costruzione di 3.000 chilometri di rete di trasporto europee, col fondo sociale, 5,7 milioni di persone aiutate a trovare lavoro, eccetera. Allora, si tratta ovviamente di dati la cui aggregazione sono dati molto importanti, ma che dipendono dalla qualità dei dati forniti a livello locale, nei vari livelli di gestione delle politiche comunitarie.
Allora, fino ad oggi, fino a pochi anni fa, l'evidenza di questi risultati si trovava in una serie di documenti e di strumenti relativamente dispersi. Allora, chiaramente nel sistema di monitoraggio europeo e nei sistemi di monitoraggio formali dei 28 stati e delle 277 regioni, nei rapporti annuali di implementazione, gli EIR, che sono obbligatori per ogni programma. E ovviamente nei rapporti di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, quando ci sono dei programmi operativi. Interessante, vi segnalo che tra il 2007 e il 2013, sempre secondo il rapporto Open, della politica di coesione, sono state promosse 821 valutazioni dei programmi operativi FESR, 721 valutazioni del Fondo Sociale Europeo, eccetera. Non è facile in questo quadro raccogliere queste informazioni, però da qualche anno vi sono alcuni primi tentativi di aggregazione delle informazioni e di comunicazione di questi dati aggregati all'interno di portali web dei Paesi membri e soprattutto nel portale della DG Regio. Io concludo qua e adesso possiamo dare via alla videopillola di Anthony Lockett, che è responsabile deputy Head of Unit della unità di comunicazione della DG Regio, che ci parlerà di questo tema. Thanks, Chiara. Thanks for inviting me to share some information with you about our data portal on EU cohesion policy. You may be aware that the European Union invests quite a lot of money in economic development across all of the EU's regions and member states. It's 352 billion euros, in fact, for the next 7 years. And for the next 7 years, for the next funding period, we really want our member states, our regions, our managing authorities who are responsible for the funding to focus not just on spending the money, not just on spending the money according to the rules, but to really achieve results with these EU investments, to focus on the performance of the programs, on choosing the right projects. And a crucial part of that is for us to be as transparent as possible about how the money has been allocated, which kind of areas it will be spent in as a priority over the next 7 years. And as we get the results in from the programs, as projects are selected and begin delivering, for people to be able to see exactly what's being achieved with this funding. So we collect a lot of data from our members, from our managing authorities through our IT systems. And until a couple of years ago, we really didn't have a great way of making that data available. We knew there was a demand for the data because people would contact us and ask us for different data sets about the way the funding was allocated, about how much of the funding had actually been spent, about what kind of things it was being spent on. But we had to kind of try to extract the information from our internal systems and make it available to people on request. And then we published some of the data sets in different reports, but often not in great formats in terms of reusability, etc. So a couple of years ago, we launched an open data platform for cohesion policy. It's cohesiondata.ec.europa.eu. And on that website, you can find data on what we call the inputs, so the funding that's allocated to different countries, to different regions, to different programs, how much of the funding has actually been drawn down and spent. And you can also, I think, interestingly, for your listeners, find indicators about the program outputs, what we call the outputs. So this is the number of jobs created, the number of businesses that have been helped, the number of people that have been connected to fast broadband internet, the number of people that have been connected to clean drinking water, the number of kilometers of road that have been built for high-speed rail, etc., etc. So you asked what have been some of the challenges in collecting this data. Well, first of all, it was a kind of internal challenge trying to harmonize the data internally, to check the quality of the data and to prepare it in the format that we could make available. And it's forced us to sort of have a critical look at our internal processes for handling this data and making it available in a public way. And then in
terms of users, because you asked about our users, one of the challenges also has been trying to engage people, because of course, you know, we've got a lot of, quite a lot of data online now, but we would like people to use this data, so we've been reaching out to the research and academic community, to the people involved in managing the programs, to data journalists, for example, to civil society organizations, to see with them whether they find the data we publish interesting, how they would work with it, what other data sets they would ideally like to see. And then finally, you said, you asked about whether EU countries publish this data. Well, there are now some quite strict legal requirements for the new funding period that I mentioned, 2014 to 2020. So all of our member states and the managing authorities have to publish the full list of all of the beneficiaries of the funding, so all of the projects that receive support. They have to publish that information in accessible formats, and they have to respect a list of about 10 or 11 different data fields so that people can find the same kind of information about who's benefiting from European European cohesion policy funding across all of the member states. Questa è stata la presentazione di Anthony Lockett sul portale europeo. Adesso invece andiamo a dare uno sguardo a che cosa succede in alcuni casi nazionali. Come dicevo prima, come avevo accennato, stanno nascendo sulla spinta del regolamento comunitario alcuni portali web nazionali, ed è obbligatorio in ogni paese, che raccolgono informazioni e dati su programmi operativi a diversi livelli di complessità e di dettaglio. Questi portali hanno due compiti essenziali, no? Quello di pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione Europea il ruolo e la realizzazione della politica di coesione dei fondi, no? Facendo azioni di informazione e comunicazione sui risultati, e poi mantenere ai fini di trasparenza un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo attraverso un foglio elettronico. Questi sono gli obiettivi, le attività che devono essere svolte da questi portali. Allora, questo è un primo esempio, il portale del Galles. In questo caso abbiamo informazioni, che vediamo nella parte in basso, un form di assistenza per tutti coloro che vogliono presentare un progetto nell'ambito dei programmi europei nel Galles, e quindi c'è un'attività di trasparenza e di diffusione delle informazioni di rilancio delle opportunità. Poi però una sezione del portale include delle informazioni sui progetti finanziati. Ci sono vari campi descrittivi dei singoli progetti che sono riportati all'interno di questo portale, appunto gli obiettivi, di che tipo di programmi si tratta, quali priorità fanno il riferimento, i temi, e anche delle parti descrittive che narrano come sono realizzati questi progetti. In alcuni casi, anche se non sempre, sono inclusi i target dei progetti finanziati, quindi gli obiettivi da raggiungere in termini numerici, e in alcuni casi anche i risultati raggiunti. Che cos'è che non è contenuto? Non sono contenuti, non c'è la possibilità di fare comparazioni tra questi vari avanzamenti a livello di progettazione. Questo invece è il portale della Grecia. In Grecia ci sono due strumenti differenti, ovviamente collegati. Uno è più generale e si chiama Eura, che ha quello che vedevamo prima per il Galles, una finalità, che ha una finalità più generale di comunicazione al pubblico. L'altro invece è quello che vediamo, di cui vediamo qua lo snapshot, insomma l'immagine iniziale, che è quello sui progetti. Anartuxi.gov.gr.
In questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo la georeferenziazione dei singoli progetti finanziati, quindi possiamo vedere dov'è la localizzazione, e abbiamo informazioni sostanzialmente finanziarie. Quindi qua possiamo monitorare, cioè è possibile monitorare lo stato di avanzamento dei progetti dal punto di vista finanziario. Ci sono alcune informazioni sui risultati di alcuni progetti attesi e raggiunti, ma esclusivamente se descritte direttamente dai beneficiari, cioè da coloro che portano avanti questi interventi. Nel caso in cui persone siano interessate a ricevere informazioni aggiuntive, su questi progetti descritti all'interno del portale, devono mandare un'email, chiedere una richiesta apposita e queste richieste vengono sottoposte alle autorità di gestione locale responsabili delle informazioni. Segnalo che appunto le richieste informative non sono moltissime, così ci hanno detto gli sviluppatori, sono più numerose dal punto di vista delle opportunità di finanziamento e sono soprattutto pubbliche amministrazioni interessate a lavorare su questi dati e i tesisti, cioè i ragazzi che stanno realizzando la tesi di laurea, che vogliono qualche informazione in più. Questo invece è il portale della Finlandia, anche qua abbiamo un portale più generale. Ora avevo sbagliato, quello della Grecia si chiama ESPA, ma insomma avevo confuso i due nomi, quindi un portale generale informativo e un portale invece più specifico per quanto riguarda la descrizione dei progetti. Qui vediamo le liste dei progetti di cui parla il regolamento comunitario con il titolo del progetto, l'autorità, lo stato di avanzamento. Questo ovviamente è una traduzione dal finlandese perché il portale è in finlandese. Ci sono alcune informazioni descrittive, in particolare nel 2014-2020 sono state introdotte delle informazioni sul grado in cui questi progetti rispettano l'uguaglianza di genere e sullo sviluppo sostenibile. Non ci sono molte informazioni anche qua dal punto di vista dei target e degli indicatori di risultato. A questo punto andiamo invece, apriamo la sessione che guarda fuori dall'Europa le esperienze statunitensi e parte la videopillola a cura di Philip Matera. States. And our main focus is on the forms of subsidies or incentives that state and local governments provide to corporations to induce them to invest in a certain area. And these are our tax breaks. These are cash payments in some cases. Some cases they involve infrastructure assistance. So there's a wide variety of these kinds of financial assistance that state and local governments provide to corporations. For a long time, this information was not widely available. And our organization and other nonprofits pushed for greater transparency of this data, that is, data on which companies were getting how much assistance, because we felt it was in the public interest for that information to be widely available. And little by little, states and to a lesser extent localities have been providing additional information. And we took it upon ourselves to collect all that data, which was made available in many different places. There was no centralization of the data. So we decided to create a central repository for that information. We created a database called Subsidy Tracker, in which we collected all of the raw data from hundreds of different sources, because each state, in some cases, discloses the information in several different places depending on the particular subsidy program. So we had to track down the data from
sources, in some cases we had to scrape it from websites. In other cases, we were able to download spreadsheet information, put it all together in a standardized format, and put it in a single database. We've also added value to that raw data by linking the names of the recipients to their parent companies. Because usually the raw data simply tells you the particular unit or division or subsidiary of a larger company that is getting the assistance. We've identified parents of those companies so that you can go on our subsidy tracker website and you can see all of the individual subsidies that have been granted to a particular corporation. This year, we also added federal data to the subsidy tracker, so that we now have more than 500,000 individual entries, and we've linked those entries to about 1,800 different parent companies, large corporations, and we have been updating that information frequently, and in some cases we get unpublished information from state and local agencies and add that to the database, and we in effect become the original publisher of some of that information, because in some cases state agencies have the information but they've chosen not to put it online. It's not because it's secret or proprietary, they just did not want to create an online source for that. So we are adding it to our database so that it's that information is together with all the online information that has been disclosed. We are now in the process of creating a new database with a different type of government information. And this is information on regulatory violations. And we call this new database Violation Tracker. And we approach this in the same way that we did with Subsidy Tracker, which is that we've identified the information from a variety of government sources. Initially, the data will be sources on environmental health and safety violations from about a dozen different federal agencies, such as the Environmental Protection Agency and the Occupational Safety and Health Administration. And we have about 100,000 initial entries in those categories. And we, as in Subsidy Tracker, we're linking the names of the companies involved in the violations to their parent companies. So we'll be able to see which large corporations are linked to the most regulatory misconduct, across these various agencies. Now, we've also done work in the past with regard to the Recovery Act, and that was a program that was initiated by the federal government to help the U.S. economy recover from the financial meltdown and the recession that that occurred in 2008-2009. And the government spent hundreds of millions of dollars on various spending programs with the aim of stimulating the economy, but also to create jobs. And part of the program was to require the recipients, and the recipients here are both government agencies and companies in some cases, they were supposed to report on the number of jobs that were created. And what we found is that that reporting system was seriously flawed.
information agencies were apparently not reporting accurately or completely because the job numbers were just understated by a significant degree. So these are the main areas in which we've been active. Obviously, we have an interest in government information, wider availability of government information, and we support various transparency campaigns here in the United States to improve the accessibility and the transparency of government information. And we feel that it's essential for policy making in various areas, and the areas that we're concerned about are subsidies, economic development, corporate accountability. So we feel that this information is essential for public officials themselves. It's essential for public interest advocates. It's essential for journalists. It's essential for the general public. All conditions, governments should publish information on the outcome of how all public money is being used. This is especially true with regard to the area that they focus on most of the jobs first, which are subsidies, corporate subsidies, because the aim of these subsidies is to create jobs. So obviously, the job outcome, employment outcome, need to be reported on both the number of jobs and the quality of those jobs, that is, how what the wages and the benefits that those jobs are providing to workers. Because the government should not be subsidizing substandard jobs. Now, GASB Statement 77, GASB is the Governmental Accounting Standards Board, which is a private entity in the United States that sets these standards by which state and local government report their financial results. And just recently, GASB adopted a policy saying that governments will have to include in those reports information on the amount of the special tax rate. You know, these are essentially subsidies or incentives that have been awarded during a given year. And they'll have to put a dollar amount on the amount of tax revenue that's being lost from these special deals. And we feel this is important because it will be the first time that governments are actually required disclose this information in a systematic way, and we will be monitoring those disclosures and tabulating the results, and adding together the amounts from the different localities to show the state totals, and adding the state amounts to show the national totals. So this is important for us. Unfortunately, that Statement 77 does not require any information on outcomes. It does not require that governments report on how many jobs are created or other results from that. Molto interessante questo contributo di Philip Matera, questa esperienza statunitense. Ora qualche parola su una seconda esperienza sempre americana. Il portale Hospital Compare all'interno della struttura Medicare.gov, che è il sistema assicurativo sanitario statunitense. Adesso carichiamo la presentazione. Allora, che cos'è Hospital Compare? È una piattaforma che consente di esplorare e scaricare i dati sugli ospedali americani con una serie di indicatori di performance dal punto di vista, appunto, della cura di determinate malattie.
e anche attraverso alcune informazioni relative alla soddisfazione degli utenti che hanno utilizzato quell'ospedale. Per cui l'interesse di questa piattaforma è duplice, per questo ve la presentiamo, perché da un primo punto di vista è una piattaforma open data che riguarda i risultati di interventi comunque di interesse pubblico per un utilizzo diretto da parte degli utenti, cioè i potenziali interessati alla scelta di un ospedale presso cui farsi curare hanno a disposizione alcune informazioni, in questo caso comparabili, tra ospedali diversi per vedere la performance su alcune questioni, l'altra su alcuni elementi importanti per la loro salute. L'altro elemento importante di Hospital Compare è che include feedback da parte degli utenti, cioè non ha soltanto i dati di tipo statistico raccolti dagli ospedali stessi, ma ha anche i giudizi da parte degli utenti, secondo un questionario con una serie di criteri fissi. Quali sono gli obiettivi di questa piattaforma? Sono quelli dichiarati. Sono il primo, aiutare gli utenti a prendere decisioni su dove ricevere assistenza medica. Il secondo, incoraggiare gli ospedali a migliorare la qualità dell'assistenza fornita, secondo un approccio che potremmo dire di naming and shaming, far preoccupare gli ospedali che non performano bene, che non funzionano bene, perché è chiaro dalla messa a disposizione di questi dati che un basso giudizio di performance implica una scelta di forma da parte degli utenti che si dirigeranno verso un'altra struttura. Allora, alcune considerazioni finali relative alle cose che ci siamo detti stamattina, e poi altre considerazioni verranno effettuate da Open Coesione. Quello che abbiamo visto è che questi nuovi portali per le politiche di sviluppo europee, abbiamo visto alcuni casi nazionali e quello del portale della DG Regio, stanno dando un forte impulso alla trasparenza e all'accessibilità delle informazioni sulla politica comunitaria per i cittadini europei. Potenzialmente costituiscono un luogo dove presentare i risultati in una maniera aggregata e comparabile, quindi per poter lavorare sui risultati di una politica effettivamente a livello comunitario. A che punto siamo adesso? Oggi i portali di alcuni dei Paesi membri che abbiamo visitato mostrano uno sviluppo e una completezza di informazioni generali sui programmi europei in corso in quel paese. La presenza sempre di descrittiva di progetti specifici, di cosa trattano e chi riguardano, quasi sempre degli indicatori di tipo finanziario su cui è possibile effettuare alcune aggregazioni. In alcuni casi la possibilità di georeferenziare i progetti in relazione di collocarli su una mappa sostanzialmente. E in alcuni casi ancora la presenza di target, obiettivi da raggiungere per questi progetti. Molto più raramente si trovano, o comunque si trovano in modo sistematico, indicatori di output e indicatori di outcome di risultato per i progetti promossi. L'altra cosa che possiamo sottolineare è che c'è una possibilità ancora piuttosto limitata di interazione con il pubblico, con gli utenti. Per esempio, prevalentemente abbiamo la possibilità di rispondere ad informazioni tramite delle info mail. Abbiamo visto il portale della DG Regio che tratta, abbiamo visto con quali difficoltà e con quali sforzi indicatori comuni multilivello, ha possibilità di georeferenziazione, ha ancora alcune, seppure limitate, possibilità di feedback da parte di alcuni stakeholder, ma ha un grosso carico informativo, cioè molte persone, almeno come ci ha spiegato Tony Lockett, chiedono informazioni su come stanno andando gli interventi. Lo sviluppo previsto dei prossimi anni è quello di favorire il benchmark tra programmi e tra paesi in modo da stimolare anche la competizione virtuosa, ovviamente, e nello stesso tempo rendere noto chi è che non sta funzionando bene, secondo un meccanismo che in americano, sì, in inglese è detto naming and shaming.
Quali sono le piste di lavoro che ci possono invece derivare dalle esperienze degli Stati Uniti? Beh, un chiaro indirizzo verso una sempre maggiore apertura di dati e di informazioni al grande pubblico. Qui l'indicazione è chiara, non si può tornare indietro. Ecco, forse dobbiamo trovare il modo di rendere le informazioni e i risultati comprensibili, chiari, corretti, ma certamente sarà difficile che questi sviluppi non ci siano in futuro. Una seconda indicazione è che non bastano gli indicatori quantitativi, ma anche quelli qualitativi sono significativi e rilevanti, e che l'inclusione dei feedback da parte degli utenti è un'altra pista di lavoro. Quindi su che cosa lavorare? Beh, certamente sulla definizione di alcuni indicatori, di quelli che abbiamo chiamato le metriche di analisi e di valutazione, che siano significativi, cioè che misurino, che abbiano un senso, misurino effettivamente una cosa importante e interessante, che siano attendibili e quindi corretti, raccolti nella stessa maniera e comparabili almeno su alcuni temi specifici. Un'altra pista di lavoro che è importante da tenere in considerazione è la seconda sfida importante, quella della capacità di trattare ed utilizzare i dati e gli indicatori da parte di chi realizza gli interventi pubblici, quindi in prevalenza da parte delle amministrazioni pubbliche. Il trattamento dei dati e delle informazioni sui risultati è un elemento che diventerà sempre più importante. Una terza questione, una terza indicazione di sviluppo è che è importante lavorare sugli indicatori e su valutazione su indicatori non soltanto come strumenti di accountability formale, no? Per far vedere che si è fatto bene, ma soprattutto come strumenti di lavoro e di autovalutazione, quindi effettivamente di miglioramento. Io concluso, lascio la parola a Open Coesione. Grazie, buongiorno. Stimolate dai contenuti che abbiamo ascoltato in questo webinar, sulle quali così potremmo eventualmente tornare con delle risposte dopo queste nostre brevi considerazioni. Le nostre considerazioni finali in realtà prendono le mosse dal fatto che questo è il terzo webinar di un ciclo che abbiamo organizzato con il Politecnico di Milano e abbiamo avuto, abbiamo seguito un filo conduttore nel corso di questi tre momenti di riflessione, partendo da una rassegna più generale e teorica sulle strategie di rilascio dei dati aperti e sulla generazione di valore in particolare degli Open Government Data nel momento in cui sono riferiti a finanziamenti pubblici per politiche settoriali e di sviluppo, che sono evidentemente il nostro focus di maggior interesse. Una delle considerazioni che è emersa dal primo momento di scambio e di confronto che abbiamo avuto a luglio di quest'anno è che i government spending data, quindi i dati sull'utilizzo di risorse pubbliche, hanno sicuramente un limitato interesse, una applicabilità più ridotta rispetto ad altri pubblici, ad altri dati che possono essere resi pubblici, ad esempio per la realizzazione e lo sviluppo di applicazioni o altro tipo di supporti, ma hanno certamente una rilevanza di particolare importanza per stimolare la partecipazione civica, quindi per accrescere la consapevolezza della cittadinanza rispetto all'uso delle risorse pubbliche. Nel nostro secondo appuntamento, che è stato un mese fa, a settembre di quest'anno, siamo invece andati ad approfondire tutta una serie di iniziative internazionali fuori dall'Europa
che diciamo, hanno avviato delle iniziative, dei processi di open government, proprio concentrandoci su politiche settoriali e di sviluppo. In questo caso è emerso, diciamo, i messaggi che noi abbiamo raccolto dal confronto con diverse esperienze, è la necessità di rafforzare la trasparenza sui processi di scelta delle policy. Quindi abbiamo diverse iniziative, possiamo ispirarci a diverse iniziative che riescono ad essere trasparenti sugli esiti, sui progetti selezionati all'interno di una politica, ma restano ancora diciamo, da rendere più intellegibili al pubblico le scelte che portano a determinate selezioni di progetti. La rilevanza di una struttura dedicata alla pubblicazione dei dati, quindi l'importanza di questa parte del processo all'interno dell'intero processo di governo di una policy, e la relazione importante che evidentemente esiste tra la trasparenza e la valutazione delle policy, quindi quanto la trasparenza di dati amministrativi sull'attuazione di alcune politiche può essere uno strumento fornito alla valutazione. Quindi questo, diciamo, è il percorso da cui provenivamo per arrivare a approdare al confronto che abbiamo avuto nella giornata di oggi. E oggi abbiamo pensato di dedicare questo ultimo momento di confronto di questo ciclo che appunto abbiamo organizzato con il Politecnico su un tema molto dibattuto, in particolare per delle politiche come le politiche di sviluppo che sono multisettoriali e multiattore e che quindi hanno una complessità intrinseca rispetto alla loro capacità di misurare effettivamente cosa si è fatto con queste politiche, cosa si è comprato. Abbiamo utilizzato, diciamo, in queste slide una maniera molto diretta di porci le domande, ma che evidentemente sono le domande a cui devono rispondere le valutazioni sulle politiche, ma anche delle iniziative di trasparenza non possono prescindere dal porsi la questione di restituire degli elementi anche per comprendere cosa si voleva cambiare, ad esempio su un territorio o in un determinato settore, e poi possibilmente cosa effettivamente è stato cambiato, quindi tanto gli impegni quanto quello che effettivamente si è andati a realizzare. Queste sono quelle domande che, partendo dagli esiti del secondo webinar, sono l'evidenza di come temi di valutazione si intrecciano con la trasparenza, e un punto, diciamo, di contatto può essere rappresentato dagli indicatori. Indicatori che evidentemente sono delle misure sintetiche, delle approssimazioni di realizzazione e risultati. E tornerò sul punto interrogativo che abbiamo messo accanto alla parola risultati, che evidentemente possono essere registrate sul sistema di monitoraggio e quindi c'è la possibilità di aprirli attraverso iniziative di trasparenza. Ora, il tema, diciamo, delle realizzazioni dei risultati è evidentemente un tema diciamo, che ha molte sfaccettature, alcune le abbiamo affrontate nel confronto di questa mattina, ma i risultati pongono rispetto alle realizzazioni anche delle questioni aggiuntive su cui torneremo fra un attimo. È chiaro che gli indicatori sono solo uno degli strumenti informativi su cui si possono basare analisi valutative, che hanno poi la possibilità di utilizzare diverse metodologie, diversi approcci di ricerca per arrivare a rispondere a queste domande. In un'iniziativa di trasparenza, diciamo, nel momento in cui ci si basa su dati da aprire, dobbiamo concentrarci su dati e appunto misure. Ora, abbiamo visto alcuni diciamo, rischi, alcune criticità, alcune questioni, diciamo, di particolare rilievo per la misurazione appunto di indicatori di realizzazione e per interventi di questo tipo, e in particolare la necessità di fissare degli standard che consentano di effettuare comparazioni. Come ho detto prima, si tratta di politiche spesso molto articolate, plurisettoriali, attuate in diversi territori, ed è naturale il bisogno di un qualsiasi utente, sia esso, diciamo, il pubblico più generico piuttosto che non un policy maker, un ricercatore, un giornalista, un analista,
di voler leggere e comparare le situazioni. Evidentemente a questo si deve affiancare anche la capacità di riuscire a evidenziare i risultati o le realizzazioni prevalenti di progetti che spesso possono avere più di una sfaccettatura. Dicevo prima che saremmo tornati sul punto interrogativo che avevamo messo accanto al tema dei risultati, perché la capacità di misurare i risultati di un intervento poste le condizioni precedenti, cioè avendo fissato degli standard e avendo individuato un risultato prevalente di un progetto, si scontra anche, più che non la realizzazione, con un problema di tempi. I risultati spesso sono misurabili successivamente alla conclusione dell'intervento e talvolta anche a una certa distanza, e questo spesso non si non collima, diciamo, bene con i tempi di un monitoraggio, che da un punto di vista amministrativo a un certo punto finisce, l'intervento è ritenuto concluso e quindi forse non è il monitoraggio il luogo che può raccogliere quell'informazione. Talvolta cambia anche il soggetto che può trasferire quell'informazione, idealmente a un sistema di monitoraggio. Non è più l'attuatore, ma è colui che utilizza quell'opera o quel bene che è stato realizzato. Quindi c'è anche una difficoltà, diciamo, più costruzione, come dire, di procedure che possano durare nel tempo. Questo rende, diciamo, la misurazione di risultati all'interno di sistemi di raccolta dati amministrativi particolarmente difficile. Ultimo elemento, diciamo, di ultima questione su cui soffermare la nostra attenzione è evidentemente la capacità di trovare misure in grado di dare evidenza di, qui abbiamo scritto, effetti diretti e indiretti, cioè la capacità di misurare una realizzazione che è imputabile esclusivamente a quell'intervento pubblico piuttosto che non a una complessità di interventi che si sovrappongono su un territorio e danno come esito un certo risultato. Spesso gli indicatori sono, con le loro difficoltà, più in grado di misurare un effetto complessivo, e si chiede alla valutazione di investigare un contributo dato da una specifica policy rispetto ad un'altra, ed è difficile che sia la misura sintetica di un indicatore a dare questa risposta. Lo scambio che abbiamo avuto questa mattina ci ha diciamo, dato evidenza di come a livello europeo, in questo webinar ci siamo invece concentrati molto sulle esperienze europee e su quanto, diciamo, la spinta della Commissione abbia contribuito negli anni e stia contribuendo a rafforzare il dibattito su questi temi, ma anche in questo contesto ci si trovi ancora oggi in una situazione che ancora non garantisce una piena omogeneità definitoria, e anche perché diciamo, su alcuni di questi aspetti come Stati membri noi riceviamo delle linee guida, delle indicazioni, veniamo invitati ad adeguarci a degli standard comuni, ma non abbiamo necessariamente l'obbligo di rispondere a appunto strumenti comuni di misura. Questo evidentemente crea poi delle problematiche nella comparazione e nella valutazione complessiva di una politica che si forma con il contributo di più soggetti. Il monitoraggio finanziario è evidentemente un ambito su cui c'è, a livello europeo certamente, ma diciamo internazionale, una tradizione più diffusa. È sicuramente il tempo in cui avviare riflessioni e la spinta della trasparenza in questo senso è molto forte, anche sulla capacità di restituire al pubblico misure di realizzazioni e risultati.
evidentemente nella capacità, diciamo, di tutte le iniziative di trasparenza che vengono intraprese, come ci ha anche, diciamo, ben rappresentato il confronto con alcune esperienze statunitensi, di essere capaci di guardare bene all'interno dei dati di cui disponiamo e di diciamo, offrire a dei numeri che possono essere discutibili il giusto contesto perché questi si rafforzino e riescano ad offrire un'effettiva, diciamo, dimensione utile per stimolare un dibattito pubblico. Io su questo mi fermo, se ci sono domande ovviamente siamo qui con i colleghi del Politecnico per rispondere e ringrazio tutti per l'attenzione e ringrazio i colleghi del Politecnico per il supporto in questa iniziativa complessiva, visto che questo è il terzo e ultimo appuntamento, è un'occasione per ringraziarli del percorso che abbiamo svolto insieme. Anche da parte del Politecnico ringraziamo tutti, ripeto quanto detto adesso da Simona, se ci sono delle domande forse ne abbiamo una proprio per Open Coesione, siamo disponibili a rispondere. Proviamo a leggere la domanda a voce alta. Ci sono iniziative per definire linee guida per il calcolo dei common indicators? Non so, forse vuole provare a rispondere Open Coesione? Sì, posso rispondere io. Grazie. Ci sono delle guidelines e poi, diciamo, ogni Stato membro, diciamo, le linee guida danno delle indicazioni puntuali per ciascuno degli indicatori, ma in alcuni casi lasciano poi alcune definizioni più specifiche agli Stati membri che evidentemente, diciamo, questa libertà risponde all'idea che ogni Stato ha delle organizzazioni dell'informazione non necessariamente omogenee e quindi in Italia noi anche nel periodo 2007-2013 abbiamo rafforzato le indicazioni contenute nelle linee guida europee con delle indicazioni più puntuali riferite alle modalità di raccolta di informazioni o di riutilizzo di alcune informazioni amministrative per la costruzione di questi indicatori. Comunque ci sono delle specifiche linee guida europee e certamente anche in questo senso il passaggio dal 2007-2013 al 2014-2020 ha rafforzato anche i contenuti di questi documenti da parte della Commissione europea che vanno sempre più verso una rappresentazione, diciamo, puntuale delle metodologie da adottare. Grazie Simona per l'esaustiva risposta. Segnalo un commento di uno dei partecipanti del webinar che ci dice che sul tema di standardizzazione del processo di produzione statistica l'UNECE ha rilasciato il GSDPN. Quindi anche questo contributo sta ad indicarci che ci sono sempre più sforzi di aggregazione di dati in singoli database per rendere maggior numero di informazioni disponibili e, come ricordava Simona, non solo disponibili ma anche chiaramente utilizzabili e facilmente interpretabili dai diversi target di utilizzatori. Se non ci sono altri commenti, io direi che possiamo concludere questo webinar. Ringrazio ancora tutti i partecipanti per l'attenzione, Open Coesione per il supporto e la collaborazione durante questo ciclo di webinar che ci ha visti collaborare per dare degli spunti interessanti sul tema della trasparenza, degli open data e dell'open government più in generale. Un caro saluto a tutti e arrivederci. Grazie a tutti anche da parte nostra. E ai prossimi appuntamenti.